Bene, buongiorno a tutti, siamo a Faenza e per questa manifestazione in difesa della salute pubblica. Il corteo si sta per muovere, però passerà questo mezzo pubblico. Questo è l'ospedale civile di Faenza. Partiamo? E il corteo si sta per muovere. Adesso vediamo se troviamo qualcuno che ci potrà dire qualcosa. Bene, si sono organizzati, comincerà il corteo. Ecco, è partito. Questa è la strada che percorrerà il corteo fino a quel campanile. E adesso vediamo se troviamo bene, Massimo, siamo già in diretta streaming. Allora, bene. Cosa succede qua a Faenza stavolta? I cittadini si stanno muovendo a favore del loro ospedale per difendere i propri diritti. Questa riorganizzazione vuole sempre di più tagliare e non rimane niente per chi ha bisogno e per chi deve poi usare ed avere i servizi dall'ospedale, dal pubblico. E quindi queste persone si stanno radunando e vogliamo far sentire la nostra voce a tutti gli effetti su quello che sta succedendo e su quello che stanno facendo. Ok, grazie Massimo, ricordo. Prego. Massimo Bosi, capogruppo 25 Stelle di Faenza. Ci sentiamo poi quando siamo in piazza. Bene, Andrea. Ciao. Allora, cosa facciamo qua a Faenza? Siamo qua, la cittadinanza si sta attivando perché a causa delle varie cose che stanno succedendo là, dopo la procedura dell'area vasta, dell'OSL unica della Romagna, praticamente molti servizi del nostro ospedale rischiano di essere soppressi, in particolar modo quello della pediatria, che è stato all'ordine del giorno anche in quelle polemiche che sono montate in questi giorni sui giornali. Quindi è sorto un comitato a Faenza di cittadini che vogliono difendere la pediatria, che si chiama Giù le mani della pediatria. Altri reparti rischiano di essere chiusi, quindi abbiamo pensato di organizzare questa manifestazione, che però è una manifestazione apartitica. Infatti i movimenti e i partiti sono qua solo per appoggiare il comitato, quindi siamo qua a far sentire la nostra voce e speriamo che possa contare qualcosa, e continueremo su questa strada perché questo, la sanità è un diritto di tutti e crediamo, siamo convinti che deve essere difeso in tutti i modi. Grazie Andrea, vi ricordo Andrea Palli, una colonna del Movimento 5 Stelle. Bene, il corteo si sta muovendo, diamo un attimo la testa, poi vedremo se troviamo qualche altro che voglia di dire qualcosa. Abbiamo anche Bugani con le sue interviste, che sta preparando anche un nuovo video sulla sanità. Thank you.
Matteo molto pacifico, in fronte a fare i genitori che cercano di difendere la pediatria di Faenza. Sembra tra addirittura cambiano la priorità e continuiamo a seguire un corteo. Dove individuare posso chiederti qualcosa? Noi ci siamo visti a Plugo, sì, e adesso siamo a Faenza. Esatto. Perché? Beh, l'argomento è sempre questo, ovviamente. C'è questa riorganizzazione strisciante che è partita dall'unificazione delle quattro aziende fatte in sordina, che è stata poi approvata la legge regionale, la legge del 22 del 2013. È stata un'unificazione fatta, come abbiamo detto, nelle segrete stanze del potere, senza che i cittadini ne fossero informati. Quindi si parla tanto che la politica deve ravvicinare il contatto con la cittadinanza, in realtà la cittadinanza viene messa di fronte al fatto compiuto senza sapere prima qual era l'intenzione di chi ci governa, sia a livello regionale che a livello locale. In questi momenti, in questi giorni, settimane, sono state scritte tante cose sui giornali, ma è una grande presa in giro, perché tutto questo, e oggi siamo qua per la pediatria, ma potevamo qui essere qui tra un mese per la neonatologia o per il post acuti, in realtà, perché stanno facendo a fette letteralmente gli ospedali, a partire da stanno smontando. Li stanno smontando, e quando inizia a smontare i reparti, dopo tocca anche le sale operatorie, perché quando fai venire meno la massa critica dei pazienti che sono all'interno degli ospedali, tutti i servizi e le attività di supporto vengono meno. Quindi qui c'è un depotenziamento che porterà a far sì che il privato accreditato avrà sempre più clienti, perché la sanità pubblica viene sostanzialmente viene chiusa. Ascolta, questa è una manifestazione apartitica. Certo. Però tu rappresenti un sindacato. Sì, io rappresento la FIAS, che a livello nazionale è il primo sindacato autonomo dopo CGIL, CISL e UIL. Oggi non siamo venuti con le nostre bandiere, perché oggi non ci sono bandiere di nessun tipo. Il nostro è un sindacato non politicizzato, e quindi ci possiamo permettere anche delle dichiarazioni, anche nel documento che dopo avrò modo anche un po' di illustrare, di essere molto critici, ma non molto critici così solo tanto per sobillare l'opinione pubblica, è che l'opinione pubblica deve essere messa al corrente di quali sono le intenzioni degli amministratori. In nessun partito, a maggior ragione del PD che governa questa regione e questi territori, nei loro programmi politici, rispetto al quale hanno chiesto il voto ai cittadini, non c'era scritto che si andava verso l'unificazione della US della Romagna. Quindi la gente si sta accorgendo, a giochi fatti, qual è stata la vera intenzione. Quindi noi chiediamo di questo rapporto di collaborazione da operatori che lavorano dentro l'ospedale, di trovare questa alleanza con i cittadini, perché se siamo a lavorare dentro gli ospedali lo siamo per i cittadini, e quindi la sanità deve essere veramente un bene comune di tutti, di chi c'è dentro e di chi è fuori, e questo è il senso della manifestazione di oggi. Ti ringrazio. Te. Molto esaudiente. Molto esaudiente, e direi che ci ha spiegato il sindacalista della FIRS, Corteo, si sta muovendo. Questa è Faenza, guardate che bella città che è, una cittadina bellissima,
vorrei sentire anche l'opinione di un cittadino. No, uno ha detto ai lavori. Mi posso chiedere qualcosa? Siete in diretto streaming. Perché siete qua a manifestare? Perché è una cosa importante sicuramente. Speriamo soltanto una cosa, che ci diano retta una volta almeno nella vita, perché ne va dei nostri figli che ancora non abbiamo, ma che infatti avremo. Infatti vi ho beccato perché vi vedo giovani, ecco, è importantissimo, e il vostro futuro è qua. Eh sì, assolutamente. Tra l'altro io ti posso dire, non sono neanche di qua, abito a Faenza da 4 anni, sono di Como, però mi sono affezionato alla città e ci tengo che le cose vadano come debbano andare, che insomma che il sindaco ci ascolti, ecco. Bravo, tutto qua. Grazie ragazzi. Niente. Ecco, questo è quello che i cittadini stanno facendo per manifestare, cioè la gente deve manifestare, insomma, deve scendere in piazza e dire la sua, non deve sempre starsene in casa e lamentarsi. Questi sono cittadini che sono scesi in piazza e non si stanno lamentando, ma si stanno operando. Sei in diretta streaming, puoi rilasciare qualcosa? Perché sei qua a manifestare? Sono vicepresidente del comitato della pediatria. Ah, vedi, già, t'ho beccato. Per difendere comunque i diritti dei nostri bambini e di tutti i bambini. Chi sei? Giorgio Babbini, del comitato... Comitato sulle mani della pediatria. Fammi capire per bene. Noi vogliamo che i nostri bambini la sera non vengano sballottati da una parte all'altra senza sapere in che parte in che ospedale vadano a finire. Sono successe cose che non ci piacciono, siamo che Faenza sia un punto di riferimento per gli ospedali, per la ballata quindi in zona. Come ospedale ha comunque la sua importanza, la pediatria deve essere aperta anche la notte. Perché... Insomma, il sindacalista prima mi diceva che gli ospedali li stanno smontando. Sì. È così? Ah, da quel quindi, sembra sì. Quindi chi vuole andare a partorire dopo dove deve andare? Da un'altra parte? Per il momento abbiamo ancora la fortuna di poter partorire qua, però dopo tanto se i bambini hanno bisogno non ce li possiamo far stare. E per curarli magari devi andare a Rimini. Sì. Bene, ti ringrazio. Luca! Luca! Vedo che hai una bambina in braccio, sei in diretta streaming. Siete qua a manifestare per il vostro ospedale, se mi fai. Esatto. Perché? Per questa bambina. Perché rimanga la pediatria e i servizi H24, in cui ci sia presente un medico in caso di necessità. Bene, ti ringrazio. Questi sono i cittadini che non stanno in casa, attendono in piazza per manifestare in difesa dei loro diritti. Dell'intervista che sta facendo Bugani, ricordo che Bugani è colui che ha contribuito all'organizzazione di Mani sulla Sanità e in questo momento credo che stia lavorando proprio per fare un secondo documentario sulla sanità. Noi siamo in mezzo al corteo,
stiamo avvicinando alla piazza. Qui abbiamo un operatore, credo, del Movimento 5 Stelle. Siamo in mezzo alla manifestazione. Non possono pagare tasse e tagliare i servizi. Non possono? Non si può. Perché cosa vogliono fare? Cioè, vogliono tagliare. Ma per me l'ospedale lo voglio chiudere. Addirittura? Per me proprio la volta lo voglio chiudere. E dopo dove ci va perché una curata? Ho fatto un ASL nella Romagna, quindi pensano che quella deve servire tutti i cittadini. Saranno gli ammalati che ci dovranno muovere. Grazie. In mezzo al corteo. Adesso becco Bugani. Adesso becco Bugani, ti becco un attimo Bugani, allora stai andando avanti con questo documentario nuovo della tua sanità? Sì, sto proseguendo con il documentario Mani sulla sanità, la rivolta, e c'è riscontro, c'è successo, c'è molta gente. Stai raccogliendo molto materiale? Sto raccogliendo molto materiale, ho molti operatori video che si dicono disponibili, quindi lo stiamo preparando per il 2016. Faremo anche interviste ai politici della regione, cercheremo di andare anche a Roma, sarà un grande documentario. Allora vengo con te. Grazie. Grazie Giuliano. Allora andiamo avanti. Adesso vediamo se riusciamo a tornare alla testa della manifestazione. Beh, direi che le... la manifestazione sta riuscendo bene, la gente si sofferma, guarda, adesso vediamo se becco qualcun altro. Fermiamo un attimo che ci compattiamo. Ecco, siamo quasi arrivati in piazza, ecco, questo è il campanile. Vi ricordo che siamo sempre a Faenza a manifestare per una sanità pubblica. Posa che il braccio mi fa male. Giù le mani dalla periferia! Cosa ne pensa signora di questa manifestazione? Non può dire niente, va bene. Devo sentire anche qualcuno che era fuori dal corteo. Lo spettacolo, lo spettacolo.
piacere. Adesso voglio intervistare anche un portabandiera.